Grazie. Onorevole La Rosa, intende intervenire? Prego. No, ma velocemente, perché questa discussione l'abbiamo già avuta. Noi abbiamo dei dubbi, il relatore no. Infatti vorrei chiedere, relatore, ma governo, se lo trasformiamo in ordine del giorno, per avere una... Voi dite che è già certo che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia dei Monopoli interverranno. Noi abbiamo dei dubbi, magari con un ordine del giorno riusciamo a risolvere il problema. Relatore, sì, no, prego, anche se poi il parere sull'ordine del giorno ovviamente spetterà al governo, quindi è il governo che deve prendere un impegno direttamente con l'onorevole Di Rosa. Però no, no, se, comunque esprima la sua opinione, non c'è problema. Volevo esprimere il mio parere favorevole. Bene, onorevole Zanetti. Siamo disponibili a valutare un ordine del giorno, fermo restando dobbiamo anche vedere la formulazione dello stesso. Beh, questo ovvio, certo. La ringrazio. Allora mi pare di capire, onorevole Villa Rosa, che questo emendamento è ritirato. Bene. E quindi, non avendo altri emendamenti, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo 27, salvo che non vi siano dichiarazioni di voto. Cosa che non vedo, la votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo 27. Ciraci. Venitelli. Gasparini. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 431, astenuti 1, maggioranza 216, favorevoli 431, contrari.